sviluppo di modelli organizzativi sostenibili. Buonasera, è difficile dopo due sessioni così piene riuscire a dire qualcosa di nuovo, cercherò di ripetere le stesse cose ma dire in un modo almeno diverso. E trovate una parola che prima non c'era, telemedicina sistemica, e vi spiegherò che cosa vuol dire, un'altra parola che è opportunità, sviluppo, e poi ovviamente parlo di sostenibilità, ma questo è scontato oggi mi sembra. Questa è la slide che la dottoressa Tarquini ha fatto passare di corsa, di Litis, e ve la spiego in due parole, è molto complessa ma solo apparentemente. In alto ci sono le funzioni per il cittadino, le funzioni per il processo di cura, le funzioni per il management. Non dimentichiamo che c'è anche una contabilità, una logistica, la gestione delle gare e tutta la governance del sistema. A che punto stanno le aziende sanitarie? Questo è stato l'ITIS, l'indagine l'ITIS abbiamo fatto col Ministero, con Federsanità. In alto ci stanno le funzioni per il cittadino, le pratiche facili, il pagamento del ticket, la telemedicina. Telemedicina è questa riga qui che sta nero, significa non c'è nulla. In verticale ci sono tutte le aziende sanitarie, là ci sono aziende sanitarie più sviluppate che hanno sviluppato più ICT, più telemedicina, più device, e di qua ci sono quelle meno sviluppate. Si vede subito che qui ci sono un buon numero di colori in basso per la parte amministrativa e la parte di gestione, cioè i direttori generali e i direttori amministrativi hanno i soldi in mano e loro li trovano stranamente, i soldi per realizzare le loro cose. Non trovano i soldi per la telemedicina, quella riga là è praticamente tutta nera. Ci sono dei celesti sulle attività del processo di cura, quelli per i professionisti sanitari, perché ci sono le vaccinazioni, ci sono gli screening, delle attività che ormai è scontato che hanno una parte sistematica e che va fatta. In questa slide non ci sono i certificati, che sarebbero tutti quanti celesti ovviamente, no? Cioè ci stanno delle attività su cui i ministeri, le regioni hanno puntato e guarda caso quelle si riescono a fare, delle altre invece che sono orfane e su queste non c'è praticamente nulla. Tutta la parte clinica sta moltissimo indietro, questo è il significato di questa slide. La parte per l'amministrazione è andata avanti abbastanza, giallo è il valore intermedio. La parte portali e pratiche verso il paziente, diciamo, è andata avanti un po', e la parte clinica sta proprio indietro. Che cosa vuol dire questo? Io lo chiamo salute in rete, dei tanti vocaboli che abbiamo tirato fuori oggi, che c'è un mercato spontaneo e comunque le cose vanno avanti, lentamente ma vanno avanti. Ci sono le attività di government intersettoriali che hanno anche un aspetto sanitario, e abbiamo sentito la dottoressa Tarquini, ci sono i piani sanitari che funzionano fino a un certo punto, nel senso che questi avrebbero dovuto dare l'impulso per dire modifichiamo veramente il modo di erogare la sanità. Questa è una slide presa da un report di adesso, di quest'anno, dell'IBM, sulle device, sulle apparecchiature domiciliari, che si diffonderanno, penso, abbastanza rapidamente, adesso che sono mature, adesso si collegano con Bluetooth, si collegano in Wi-Fi, si collegano facilmente con le altre, quindi il paziente può diventare, il cittadino, diciamo, e i suoi caregiver possono diventare più autonomi e possono cominciare a mandare dati fuori dalla casa. E loro cosa hanno visto? Che l'inefficienza del sistema, non so come l'abbiano misurata, ma insomma, in sanità è intorno al 45%, questo nel mondo, quindi in Italia non stiamo molto peggio degli altri. E negli altri settori, se noi vediamo tutta la parte di giochi, ricreazione, eccetera, eccetera, l'inefficienza è 15%, c'è poco da rendere più efficiente. Il potenziale di miglioramento in sanità è enorme, perché i processi sono casuali, i processi sono lasciati allo stato brado. Quindi in percentuale un 30% di 45% fa un 15%, sono 15 miliardi che si potrebbero risparmiare in modo abbastanza agevole, facendo star bene le persone soprattutto. Lo scenario di sistema qual è? Malattie croniche, a me dicono 75% delle risorse in sanità. A me dicono il cittadino attivo a casa svolge da solo, insieme ai suoi collaboratori, i familiari, i badanti, eccetera, il 90% del piano assistenziale. Qual è il supporto che noi riusciamo a dare con l'informatica a queste cose, con la strumentazione, con la telemedicina, eccetera, eccetera? Abbiamo visto circa zero. Cioè, il 90% delle cure sono fatte a casa, il 75% delle risorse
zero contributo da parte dell'innovazione tecnologica. Quindi si parla moltissimo di disease management, si parla di collaborazione, cooperazione tra gli operatori, cittadini attivo, le parole abbiamo sentite tutte quante oggi, anziano fragile, integrazione con il sociale, eccetera, eccetera. Abbiamo detto c'è l'ICT, c'è la domotica e io la chiamo telemedicina sistemica, cioè non può essere che la telemedicina viene fatta come è stata fatta fino ad oggi in modo totalmente episodico, casuale, dal basso. Deve diventare una parte integrante considerando le prime due righe, malattie croniche e cittadino attivo. Cioè se noi abbiamo veramente in mente che cosa vuol dire quelle due cifre che stanno là sopra, dobbiamo dire allora che cosa stiamo facendo, come la implementiamo questa sanità nuova e in che cosa ci può aiutare, quali sono le opportunità offerte dall'ICT. Bisogna girare il problema, non è più dove applico la telemedicina, cosa mi può dare la telemedicina in quello che io voglio fare. Io l'ho chiamato l'assioma soci, esse sono le strategie. Se noi partiamo dal cittadino e vediamo quali sono gli aspetti normativi, economici e formativi e decidiamo cosa vogliamo fare, poi ci troviamo a un certo punto il problema organizzativo e dobbiamo trovare quali sono i modelli di cura sostenibili, ovviamente multiattore, eccetera, questo è stato detto benissimo tutta la giornata, nasce ovviamente la necessità di coordinarsi tra gli operatori e con i cittadini. La motivazione, gli incentivi, eccetera, sono funzioni nelle prime due righe, cioè se noi non abbiamo messo in piedi tutta la parte concettuale, la parte di promozione delle strategie e i modelli organizzativi, il coordinamento è un'illusione, cioè non possiamo dire al medico di base coordinati con il diabetologo perché non lo farà mai, non si scrivono niente, non si spediscono niente, come succede oggi, perché mancano i due piani superiori. È chiaro che una volta fatto questo vengono le soluzioni tecnologiche di sistema, cioè una volta che noi abbiamo la S, la O e la C, forse arriverà pure la I. È chiaro che non ci sono i soldi, non ci sono i soldi semplicemente perché non ci sono le strategie. Una volta che noi diciamo vogliamo finalmente applicare la gestione integrata, vogliamo occuparci del cittadino, allora forse è ovvio che poi ne discende che se io voglio fare veramente quello che ho detto di fare, mi serve anche un piccolo sistema informativo, che è la parte minore rispetto a tutti gli altri problemi che stanno sopra. Se io parto invece volendo realizzare la parte sotto, la parte informatica, eccetera, comprare hardware, software, eccetera, è chiaro che i soldi non li trovo, anche se sono la parte più facile poi tutto sommato di tutto l'intervento. Ci sono tanti modi complementari per bilanciare gli interventi sul piano normativo, economico, culturale, formativo, per indurre questo coordinamento e quindi la parte tecnologica. Io ne ho visti diversi in diverse regioni, cioè da una parte una possibile soluzione è il tipo di contact center verso gli anziani centralizzato a livello regionale, quindi non il distretto ma interviene un contact center regionale. Da un'altra parte sono stati potenziati i servizi distrettuali, giustamente, cioè il distretto che fa il mestiere suo. Da un'altra parte invece dice introduciamo una nuova figura professionale, un nuovo ruolo che è il manager che sta fra il cittadino e tutti i servizi, vive fisicamente all'interno di un gruppo di medici di base, in uno studio condiviso di diversi medici di base, questo è l'esperimento pugliese, e tutti sono contenti, il medico, il care manager che ha trovato lavoro, e il cittadino che si sente assistito costantemente e ogni problema che ha si rivolge al suo care manager, al suo tutor, e il tutor gli risolve tutti quanti i problemi, per attuare il piano di cura, il patto di cura che è stato appena scritto. Non è che lui scrive il patto di cura è stato scritto e il care manager lo aiuta a svolgerlo. Incentivi ai medici di base per la gestione integrata. Hanno utilizzato il contratto dei medici di medicina generale in Piemonte per incentivare, per avere i dati e quindi coordinare meglio. La Lombardia adesso si è inventata i CREG, i DRG territoriali, una specie di DRG territoriali, cioè dice organizzatevi sul territorio come volete, io vi affido i pazienti, vi do un tot per paziente, pensate a tutto voi. Quindi la regione in questo caso non interviene più sul paziente, tranne che offri servizi ovviamente, non è più l'elemento decisionale, non è più il distretto che si prende cura del paziente, è un insieme di strutture che si consorziano tra di loro, adesso stanno pensando prima di offrirlo alle cooperative dei medici di medicina generale, però
In teoria potrebbe essere qualsiasi organizzazione, anche privata o pubblica, un ospedale che fa da capofila, che però poi si organizza in un qualche modo con altri partner per comprare i servizi. Alcuni servizi li comprerà direttamente alla ASL e ritorno indietro. Però la responsabilità del cittadino è affidata a questa entità coordinata che viene rimborsata a un tot per cittadino per un certo periodo. Quindi sono tutti modelli diversi che bilanciano in modo diverso la parte delle norme con la parte di incentivi economici, la parte culturale, la parte formativa, eccetera, eccetera. Il coordinamento viene fuori da queste cose qua, cioè se io faccio questo tipo di azioni è chiaro che tutti gli operatori e i cittadini si sentono coinvolti e collaborano, ovviamente diversi in ogni regione. E questo è il peccato italiano che è assolutamente è un peccato originale che non riusciamo a evitare. Io spero che i modelli si riducano, poi non diventano 25, cioè che diventano 3-4 modelli di base con piccolissime varianti, in modo che così ci si organizza tutti quanti, perché altrimenti non è gestibile come sistema in cui ci sono 25 variabili totalmente diverse. Finito. Grazie.